Allora, ciao a tutti, sono Elisa. Oh mamma, sono emozionata, sono abituata a parlare in pubblico a medici, professori, però oggi sono un po', questa cosa mi tocca abbastanza, nel senso che qualche anno fa ero seduta lì e quindi probabilmente questo mi fa un po' agitare. Vi racconto un po' la mia storia. Io ho fatto il master scienziato in azienda nel 2007-2008. Oggi sono felicissima di far parte anch'io della generazione Y, pensavo di essere troppo vecchia, invece anch'io rientro in quegli anni. Dopodiché ho fatto lo stage in Roche e sono stata fortunata, nel senso che sono una di quelli del 9% che ha fatto vedere prima Maria Giulia, per cui dopo lo stage io ho avuto la fortuna di avere direttamente un contratto a tempo indeterminato. E poi sono rimasta lì, nel senso che ho avuto delle possibilità di crescita, di sviluppo e oggi appunto lavoro nel marketing facendo la product manager per l'area diabete, quindi seguo dispositivi medici, diagnostici in vitro e, per l'area diabete, quindi microinfusori e misuratori per la glicemia. Qual è il mio percorso? Sono anch'io una laureata in biotecnologie, come a quanto pare la maggioranza di voi. Ho fatto dopo la laurea un dottorato all'Istituto Tumori, come credo molti di voi. Cosa volevo fare? Volevo trovare la cura per il cancro. Io ero proprio invasatissima per questa cosa, volevo salvare proprio il mondo e di tutto quello che volevo fare, di sicuro non volevo lavorare per un'azienda farmaceutica. Non mi sarei mai venduta al nemico. Mia sorella, mentre io studiavo biotecnologie, faceva la Bocconi, marketing, e io dicevo: non farò mai questa cosa, tu sei una pazza, che schifo, non mi piace, non mi vedo lì, non è per me. E invece adesso, no, 10 anni dopo, sono qui, che faccio la PM e che faccio marketing e mi piace molto. Quindi, che cosa mi ha dato questo master? Mi ha dato la possibilità di conoscermi e di conoscere quello che una laureata in biotecnologie, assolutamente contro le aziende farmaceutiche, mi ricordo ancora, venne Johnson & Johnson e partirono con il credo di Johnson & Johnson. Esatto. E io feci una figura allucinante e penso mi volessero uccidere perché io partii infervoratissima contro questa cosa perché l'azienda farmaceutica non sta salvando il mondo, è la ricerca che muove tutto, facendo di fronte a risorse umane di Johnson & Johnson. Quindi ero un personaggio di questo genere. E questo master mi ha aiutato perché io pensavo di poter fare solo al massimo ricerca clinica, massimo, perché l'informatore scientifico non mi piaceva, perché non volevo fare il commerciale. Ricerca clinica era la via di mezzo che mi ero un po' data come alternativa alla ricerca che non volevo più fare perché non ve lo sto a raccontare perché. Ecco, se siamo qui lo sapete bene perché. Questo master mi ha dato la possibilità di capire che c'erano altre professioni e dei modi con alta qualità di lavorare. Io avevo una gran paura di vendermi e di vendere un po', no, la purezza della ricerca e la qualità della mia formazione e soprattutto nel marketing dove no, si sceglie il colore della paginetta, non si fa qualità, no? Così pensavo io. E quello che diceva prima Maria Giulia è molto vero, oggi le aziende non hanno più bisogno della campagna pubblicitaria appealing, non serve più a nessuno, soprattutto nell'area sanità, hanno bisogno di qualità, di contenuti, di un approccio consulenziale. Quindi forse non esiste neanche più l'informatore del farmaco, esiste il consulente, esiste una persona che è partner nel medico e insieme a lui fa cura. E in questo anche il ruolo del marketing di conseguenza è cambiato. Il marketing non fa dei claim per vendere, ok? Il marketing oggi in un'azienda seria, perché poi ci sono ancora le aziende che fanno i claim per vendere, in un'azienda seria consulenza mette sul piatto contenuti di qualità in una sanità che spesso non ha le risorse e quindi le trova facendo partnership con le aziende. Quindi
se vi può consolare, se siete dei puristi come me, oggi anche chi voleva salvare il mondo può trovare uno spazio molto di qualità all'interno di un'azienda farmaceutica e veramente riuscire a fare la differenza per quello che poi volevate fare in ricerca, quindi per le persone malate. Quindi devo dire che io da questo punto di vista ho trovato nel master un modo diverso di vedere le cose e ho trovato anche un modo, una strada che devo dire adesso mi soddisfa, no? Personalmente, quindi è con alti e bassi, perché non è, sono tutte rose e fiori, perché come diceva Maria Giulia, spesso le multinazionali svizzere sono un po' degli elefanti e ci sono gerarchie e non è sempre facile, però voglio dire, vi siete fatti calli in università, quindi siete prontissimi a queste cose, quindi ce la potete tranquillamente fare. E, che cosa vi voglio raccontare ancora di importante? Il master per me è stato, oggi l'ho vissuto molto, no? È stato un bagno di realtà entrare e vedervi in coda di fronte agli stand delle aziende. E mi ricordo quando, io l'ho fatto poco devo dire, perché lavoravo già e quindi non avevo molto tempo, il mio professore non mi dava giorni e quasi subito dopo 2 mesi sono deciso di fare il master, però ho pensato che quanto sia difficile, no? Avere, farsi conoscere, riuscire ad andare oltre quel CV che abbiamo tutti compilato. E la prima cosa che mi viene da dire, questo master a me ha dato la possibilità di farmi conoscere a delle grandi aziende in un contesto protetto. E questa è una cosa che vale tutti i soldi che versate per pagare questo master, perché oggi riesci a fare il colloquio così, no? In coda, 3 minuti, con uno di risorse umane che non sai neanche bene chi sia, che non si è neanche presentato, senza davanti una posizione chiara aperta, oppure metti il CV online e speri che qualcuno ti chiami. E invece potersi sedere a un tavolo con una persona di cui conosci nome e cognome, che cosa fa, che cosa vuole, che cosa sta cercando, e hai il tempo di dire chi sei, che cosa vuoi fare, insomma è una fortuna indescrivibile. E quindi la prima cosa che mi ha dato questo master è stata questa, no? La fortuna di potermi sedere al tavolo e farmi conoscere, che in un CV non, per quanto uno si impegni, metta il su Facebook il video, ci provi a mettere i grassetti, no? Leggevo la prima pagina del volumetto che vi hanno dato, no? Che c'è come compilare il CV, ce l'avete tutti, bellissime indicazioni, importantissime, fatele, ma e per esempio in Roche tu puoi fare il CV più bello del mondo, ma poi devi fare il format online che ragiona per parole chiave, per cui tutte le tue, il tuo io e tutti i colori che cita l'articolo vengono un po' appiattiti. E quindi la fortuna di avere un contesto protetto e di qualità con questi nomi, sono, io li ho sperimentati realmente, aiuta molto. La seconda cosa che mi ha dato questo master è, no, beh, ve l'ho già detta, la possibilità di valutare tutte le alternative. Io ripeto, volevo fare ricerca clinica. Oggi, del senno di poi, mi sarei sparata, perché non sono fatta per la ricerca clinica. Sono una persona molto poco precisa, disordinatissima, che si fa facilmente comprare dalle parole, dalle persone affabili. Non sarei stata rigida, non sarei stato per niente un bravo clinical monitor e sarei diventata pazza a raccogliere le cartelle cliniche, a tenere la modulistica. E qui vengo alla terza cosa importante che mi ha dato questo master, le persone. Io ho trovato delle persone meravigliose che facevano i tutor e i counselor del master. E Francesco in primis era il nostro counselor,
E lui me lo disse chiaramente dopo la prima volta che abbiamo parlato per un pomeriggio, in cui mi ricordo che ho pianto come una fontana perché gli ho raccontato tutte le mie depressioni, le mie frustrazioni, le mie cose. E lui mi disse proprio: secondo me tu dovresti valutare una posizione nel marketing. E mi ha acceso una lampadina. Io poi sono super critica, ho fatto 3 mesi di analisi e di approfondimenti, ho rotto le palle, ho rotto le scatole a tutti, chiedendo e cercando di capire se questa posizione potesse andare per me. Pensate che ho addirittura rinunciato alla borsa di studio, perché la mia borsa di studio prevedeva un ruolo nel CRA, come clinical monitor, e a quel punto non era più per me, e ho pagato il master e fatto uno stage nel marketing perché volevo misurarmi lì. E Istud me l'ha permesso, nonostante questo possa anche creare dei problemi di relazione con l'azienda che ti dà la borsa di studio. Quindi devo dire che per me è stato un percorso molto, molto positivo. Poi vabbè, io sono stata anche fortunata perché sono stata assunta a settembre e 2 mesi dopo c'è stato il blocco delle assunzioni nella mia divisione, quindi veramente io ogni tanto mi ricordo di accendere i ceri, perché vabbè, questa è poi fortuna, ero lì al momento giusto. Però come mi diceva Francesco, la fortuna in realtà non esiste, bisogna crearsela. E ragazzi, davvero, se mi posso permettere di dare un consiglio, lavorate tanto su voi stessi, chiaritevi le idee su quello che volete fare, e se non ce la fate da soli cercate delle proposte come questa che vi aiutano a farlo, perché io personalmente non sarei riuscita a fare quell'analisi che poi questo master mi ha permesso di fare. E poi investite su di voi, quindi leggete, studiate. Maria Giulia parlava dell'inglese, io ero una che diceva sempre inglese ottimo. Poi ero in stage da 2 mesi e il mio capo, una persona veramente splendida, questa è veramente una fortuna averlo trovato, mi ha fatto partecipare a una call con il global marketing, perché quello era il suo lavoro, era marketing manager, dove c'era il marketing manager dell'Inghilterra, e io dicevo: fa fantastico, parla inglese alla perfezione, capirò tutto. E invece è indiano, Satish Garg. Me lo ricordo ancora, un incubo, 1 ora e mezza di call dove io non ho capito mezza parola e ho fatto una figura da imbecille, perché dopo mi chiese di stendere la minuta, perché ero stagista e giustamente era il mio lavoro, io non sapevo veramente da dove partire. E io parlo bene inglese, però investite su questa cosa, perché poi vi sgamano. Voi potete superare il colloquio con HR perché le 3 frasi buongiorno, buonasera, cosa ho fatto, ve le preparate, ma dopo sul campo vi mettono veramente al muro in un secondo. Quindi è vero, poi se volete lavorare per una multinazionale nel farmaceutico comunque è tanto importante, è essenziale, e non basta saper leggere la letteratura. Credo che noi scienziati siamo tutti convinti di sapere bene l'inglese perché PubMed ci andiamo, gli articoli li capiamo e quindi siamo bravi. Ecco, facciamoci una domanda, facciamo le vacanze studio con EF a Malta, non lo so, però lavoriamo anche su questa cosa.